Buonasera ragazzi e benvenuti finalmente nel terzo episodio di Droom. Nello scorso episodio siamo riusciti a completare parecchie cose di questo oggetto che noi stavamo completando da due episodi. Ora in questo episodio dovremmo finire questa casa, cioè completarla e passare al prossimo capitolo. Ci è rimasto solo questo, probabilmente perché non dobbiamo fare nient'altro, e riusciremo a sbloccare l'ultimo marchingegno, così passeremo al prossimo capitolo, speriamo, e non ci sono altre sorprese che ci scandalizzano. Comunque, ora iniziamo a scoprire cosa cazzo serve a questa cazzo di cassa, cazzo, come negli episodi di Attento a quei due userò spesso questa parola. Comunque, non so dire cosa di preciso, ma qui manca qualcosa. Ok, abbiamo scoperto che qua manca qualcosa, quindi dobbiamo trovare prima qualche oggetto. Ora vediamo un attimo qui se dobbiamo fare qualcosa, ma non vedo niente che si muove. Allora proviamo un attimo qui. Ah, qui c'è un manchingegno. Che cazzo è questo? Ok, abbiamo fatto, credo, la prima parte. Spero. Sì. Vediamo cosa succede. Abbiamo trovato una cassa. Ci sono dei segni. Aspetta. Sembra di riconoscerli questi segni. Che ho visto, una volta c'era un quadrato qui, nello scorso episodio. Sì, infatti, secondo me dobbiamo fare qualcosa. Però devo capire cosa. Cioè, il quadrato sta così. Come devo fare? Credo che questa sia la posizione. Aspetta. Cosa cazzo devo fare? Ah, ecco cosa dovevo fare. Fammi vedere. Ah, sì, ho capito. Sembra è molto facile. Non avevo subito capito all'inizio, però sembra molto facile. Ok, sì. E al triangolo dobbiamo fare un passo. Questo dobbiamo girarlo verso sinistra. Ok. Dobbiamo girare il triangolo verso destra, credo. Però dove cazzo? Ah, sì. Avevo visto bene allora. Me lo fa fare? Girati! Maledetto. Non è che l'ho concluso. Non me ne so. Ah sì, l'ho concluso. Che genio che sono. Guarda, molto molto intelligente quello che ho fatto. Comunque, nello scorso episodio abbiamo anche risolto parecchie cose. Speriamo che in questo episodio almeno riusciremo ad arrivare direttamente al prossimo capitolo e fare qualcosina. Però più che altro spero di finire questo in questo episodio. Però sì, dovrebbe essere facile, lo vedo abbastanza facile. Questo credevo che andasse qui. Però credo di no. Vabbè, questo si sposta qui, però non dovrebbe andare qui. Questo? Ah no, non deve andare qui. È diverso, credo. Sì, infatti, è diverso. È molto diverso da questo, perché qui, come ho visto, è un quadrato. No. Vabbè. Quello è un triangolo, questo è un altro simbolo, che non mi ricordo come si chiama, quindi lasciamo stare. Qui, cazzo è? Non è che questo deve andare qui? No, non deve andare qui. Qualcosa dobbiamo fare. Aspetta, vediamo. Ho trovato un nuovo ingranaggio. Dove ho visto degli ingranaggi mancanti? L'unica parte che ho visto. Ah, no, non ho visto. Giusto. Ho sbagliato io. Scusatemi, ragazzi. Non avevo proprio notato quella cosa. È stato un mio errore. Comunque, questo gioco, visto che nella mia serie
alcune persone mi hanno detto che questa serie è quella che piace di più. Comunque, ragazzi, stiamo facendo questo. Stiamo cercando di svitare le vite che ho trovato questo oggetto prima per. Cioè, per aver messo quel qualche ingegno e mi è uscito questo giravite. Vabbè, c'è qualcosa qui, qualcosa da fare. Ah, dovevo fare questo. Una strana chiave pieghevole. Cosa cazzo serve? Cosa cazzo serve? E trovi l'enigma qui. No, no, io non sono fortunato, non vi preoccupate. La mia mente che è così furba che riesce a risolvere gli enigmi e capirli subito. Ah, quello sarebbe bello. Credo che io abbia più botta di culo. Sì, vabbè, l'ho capito che ha la forma sbagliata. Ah, giusto, giusto, giusto. Perdono. No. L'avevo messo bene allora. Cioè, questo. Sì, vabbè, però non mi girare. Ah, sì, doveva andare così, ho visto male io. Vabbè. Distrazione allora. Ecco l'altro ingranaggio. Comunque, come ho capito, dobbiamo trovare questi ingranaggi. Sì, vabbè, questo non mi serve. Allora, mettiamo quest'altro ingranaggio. Come ho capito, dobbiamo passare questa ruota di qui e girarla. Ok, sì. Infatti, è abbastanza facile anche questo capitolo. Comunque, questo capitolo è stato. Cioè, per me è abbastanza. È stato parecchio facile, cioè non ho trovato difficoltà. Quindi credo questo enigma. Vabbè, anche questo è molto facile. No. Non va qui. Probabilmente questo andrà qui. Anche se non cambia molto, però vabbè. Ah no, perché giustamente gira anche l'altra ruota. Ci avevo pensato. Vabbè. Non è che. Comunque non cambiava molto. Però vabbè. Vabbè, ok, abbiamo risolto un altro enigma. Ora credo che dobbiamo ampliarci solo in questa parte e risolvere l'enigma. Cioè, sì, è rimasto solo questo. Vabbè, in pratica questa parte la stiamo facendo abbastanza facile, senza problemi e possiamo così direttamente passare al prossimo capitolo. Perché sinceramente mi sono scocciato anche un po' comunque di stare su sta cassa. A registrare parecchie cose su sta cassa. Comunque un tubo d'acciaio lungo e stretto. Cazzo è? Ah, è qualcosa di. Una specie di chiavetta. Ah, ok, una specie di chiavetta. Ora c'è qualcosa qui dentro. Ah, ok, dov'è? Una vecchia fotografia. Rev 6 diviso 5. Sai, ho qualche dubbio che dobbiamo usare questo. E infatti. Sì, ma non posso girarlo. C'è qualcosa che non. Forse questo deve andare qui. Proviamo. Non si può mai sapere. No. Anche questa? Ok, sì. Ho failato due cose. Vabbè. Comunque, dobbiamo scoprire adesso. Ah, sì, la chiave va qui. Non l'avevo proprio visto. Distrazione. Comunque, passiamo avanti. Questo sicuro dobbiamo usare questo. Ok, sì. Ah, questo lo devo muovere. Vabbè, però prima. Credo che questo deve andare. Ah, si gira anche questo. Va bene, va bene. Allora questo dovrebbe andare qui, credo. Credo, almeno credo. Devo spostare qualcosa. Forse ci siamo quasi vicini a risolvere questo enigma, anche se non è che è molto difficile. Cioè non sembra molto difficile più che altro. No, sto qua non si gira un cazzo. Ah, ecco cosa ho sbagliato. Devo vedere anche quella linea. Però, aspetta. Questo forse deve andare un po' più qua. Sì, dovrebbe andare qui. Ora dobbiamo risolvere. Oh, questa parte. Ok, sì. Anche se l'ho fatta un po' storto, ma va bene. È uscito qualcosa. Un piccolo scudo d'argento. Piccolo scudo d'argento. Dove cazzo? Forse è vicino. Cioè, per forza è vicino a queste cose. Perché. No, sono due. Senza scudo. Un altro senza scudo. Questo.
d'oro. Allora, vediamo un po', vediamo un po'. Allora, questo c'ha un'ascia. Questo ratto c'ha una mazza di ferro. Quest'altro c'ha una spada. Questo d'oro però, questo d'oro non c'ha niente, quindi dovrebbe andare qui? Sì, ho indovinato. Una gemma ovale. Una gemma ovale. Se non mi sbaglio, qui era. Ci manca qualcosa. Forse dovrebbe andare qui, perché se non mi sbaglio. Sì, infatti. Allora dobbiamo accendere questo? Eh sì. Aspetta, però leggiamo prima la lettera. 6.5. Forse dobbiamo puntare l'orologio a 6.5, no? Proviamo. Giriamo piano perché casomai non si può mai sapere. 6.1, 2, 3. Dovrebbe andare qui? Proprio qui? Aspetta. Giusto, qua mi dice che devo fare sempre così poi, se sbaglio. Ok. Pratica, perderemo anni solo su questo. Vabbè, ho capito, forse ho capito come fare. Dovrebbe andare 1, 2, 3, 4, 5. Vabbè, proviamo uno alla volta, visto che dobbiamo andare solo dritti. Non dovremmo avere problemi. Cioè, dobbiamo fare sempre la stessa strada. Solo che qui ci conviene farci uno alla volta, perché non ho capito di preciso qual è 5. Primo. 2. 3. 4. 5. Però perché non va? Ma quello non è un 5! Ma che cazzo è? Vabbè, ma va bene. Lasciamo stare. Comunque sì, abbiamo risolto quest'altro enigma. Ora passiamo al prossimo. Capitolo completato. Continua partita. Visto che abbiamo ancora del tempo per registrare, almeno vediamo di cosa si tratta. Allora, questo è quello che abbiamo trovato nella cassa, giustamente. Però abbiamo ancora la foto. Forse non c'entrava con l'ora, forse, non credo. Cioè, però ho indovinato. Boh, non lo so. Vabbè, comunque, vediamo di scoprire qualcosa. Mettiamo già questo, perché sicuro ci starà qualche enigma che riguarda con questo. Ovvero con l'oculare. Ecco, vedi? Abbiamo trovato qualcosa. Però se mettiamo questo. Prima ho sentito tipo voci. Questa cosa non mi piace. Questa cosa non mi piace, ragazzi. Questa cosa davvero non mi piace. Comunque, per adesso non ho capito un tubo. Cioè, mi trovo un po'. Che c'è. Chi costruirebbe una cosa simile? Un pazzo? Ma semmai che cazzo serve? Vabbè, comunque. Sto un attimo almeno vedendo di cosa si tratti. Cioè, vedere per capire un po' cosa dobbiamo fare. Qui ho trovato qualcosa. Qui manca una ruota. Vabbè, sì. Però ci sono questi pulsanti. Cioè, sembrano dei pulsanti. Forse. Vediamo se possiamo. Ecco, dobbiamo andare anche sopra. Per vedere se c'è qualcosa. No. Vediamo il secondo indizio. Devo cercare una placca del costruttore. Cioè, a qualcosa servirà. Però per il momento non è che io ci abbia capito chissà quanto. Per ora mi dice che devo concentrarmi su queste zone. Questo l'avevo. L'avevo capito anche io. Sì, vabbè, ho capito. Un incavo a forma di stella. Vediamo il terzo indizio. Sul fondo di uno dei pilastri di sostegno c'è una targa che indica il nome del costruttore. Ah beh, sì, l'ho vista. Vabbè, talisman co. Heliocentric
Orreri. No, io non so leggere in inglese, quindi lasciamo stare. Non voglio leggere più. Aspetta, qui di solito. Qui c'è solo un dito. Cioè, qualcosa dobbiamo fare qui, secondo me. Però sento una canzone che mi sta mettendo ansia, sinceramente. Sì, ho capito. Ah, ecco. Vabbè, per adesso abbiamo fatto questo, credo. Sì, abbiamo aperto qualcosa. Comunque, ragazzi, per adesso abbiamo, diciamo, controllato la cassa. Abbiamo visto cosa c'era, cioè com'è fatta e dei enigmi da risolvere. Comunque, ci fermiamo qui e ci vediamo nel prossimo episodio. Nel prossimo episodio cercheremo di fare parecchi enigmi di questa cassa. Sperare forse di passare al prossimo capitolo subito. Però vabbè, se in 2 episodi riusciamo a completare questa cassa, comunque è un ottimo lavoro. Va bene, ragazzi, ci vediamo nel prossimo episodio con The Room episodio 4. Spero che questo episodio vi sia piaciuto. E ci vediamo alla prossima, ragazzi. Ciao a tutti!